Buongiorno, siamo con Filippo Lintas, presidente Women Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici. Salve, grazie per essere il nostro ospite. Buongiorno a voi, grazie, grazie per l'invito. Ecco, la riforma del Servizio Sanitario Nazionale prevista dal PNRR prevede il passaggio dall'attuale impostazione ospedalocentrica a un modello di assistenza di prossimità che individua quindi nelle cure domiciliari uno dei principali assi di intervento per rispondere proprio alle esigenze di salute delle persone anziane e dei pazienti cronici. Volevo chiederle, possiamo considerare domiciliarità e telemedicina tra le più importanti sfide per il futuro della sanità pubblica? Sì, è proprio così. Possiamo considerarle questa stregua proprio perché veniamo da un'esperienza che ci dovrebbe aver insegnato molto, quella del Covid, in cui l'assenza di un presidio territoriale, soprattutto domiciliare, è stato, diciamo, oggetto di discussione e ci ha fatto vedere come in effetti il sistema basato su un modello per acuti in una popolazione che sta cambiando, perché siamo tra le popolazioni più anziane al mondo, non è più in grado di offrire una risposta adeguata rispetto al cambiamento delle comorbidità e quindi delle modalità con cui le persone possono essere seguite. D'altronde siamo anche in un sistema che oggi ha risorse limitate, risorse economiche e risorse di professionisti limitate in termini di operatori sanitari. E si è fatto un gran parlare della telemedicina, soprattutto nell'ambito del PNRR e delle opportunità che questo ci ha dato. È chiaro che la risposta, per quanto ci riguarda, è quella di riuscire a presidiare l'ambito domiciliare, quindi noi più che parlare di territorio parliamo proprio di domicilio, andando a integrare delle attività di tipo prestazionale, quindi quelle rese dagli operatori sanitari, con un'attività di telemonitoraggio o di telemedicina che possa permettere una presa in carico continuativa nel tempo, con appunto questo aggravio del numero di risorse finite in termini di professionisti, sarebbe l'unica soluzione oggi percorribile per riuscire in qualche modo a dare una risposta ai bisogni crescenti di salute delle popolazioni fragili. Lei ha parlato di anziani, questa è una fattispecie molto rappresentata nel nostro paese. Quindi la componente degli anziani fragili con più patologie, quindi che vedono un assorbimento di risorse talvolta inadeguato rispetto al bisogno reale, può vedere nell'ambito domiciliare, quindi nell'integrazione di queste due componenti, una risposta. Chiaramente per poter fare questo c'è bisogno dell'interoperabilità dei sistemi tra di loro e quindi di un'evoluzione di quella che può essere l'ADI, intesa come ADI prestazionale e basta. E questo è un modello a cui noi stiamo cercando di puntare perché forse è uno dei pochi che effettivamente è implementabile domani mattina e che può dare una risposta al bisogno crescente di salute. Ecco, e come stanno cambiando a questo punto le cure domiciliari? Come dovrebbe cambiare il modello organizzativo? Ecco, proprio su questa domanda, l'ADI, per esempio, è un obiettivo che il Ministero si è dato, quello di arrivare al 10% della presa in carico nell'ambito dell'assistenza domiciliare entro pochi anni e questo obiettivo però ancora non è stato raggiunto da tutte le regioni, quindi in base a diciamo la regione di appartenenza abbiamo delle percentuali differenziate di raggiungimento dell'obiettivo. Noi crediamo che proprio questo cambiamento del modello prestazionale con un modello orizzontale più integrato, dove mettiamo i medical device necessari, per esempio, in alcuni pazienti, le prestazioni sanitarie, quindi riabilitazione fisioterapica o prestazioni infermieristiche, insieme alla telemedicina e alla supplementazione di quelli che possono essere materiali di consumo a vario titolo, potrebbe essere un modello che rivede il paradigma dell'ADI come concetto esclusivamente infermieristico e allarga e amplia la presa in carico del paziente in senso orizzontale. Per
Per fare una sintesi, potrei dirle che dovremmo ipotizzare dei PDTA per specifiche patologie, cioè dei percorsi diagnostici terapeutici che, in base al reale assorbimento dei bisogni, siano in grado di modulare il livello di assistenza attraverso l'ambito domiciliare. Chiaro che tutto questo deve essere integrato nella rete dei servizi, quindi un rapporto continuativo con i professionisti della salute nell'ambito dell'ospedale, un rapporto con i medici di medicina generale che presidiano il territorio, insomma, creare una rete di servizi che dialoga tra di loro. Per permettere l'integrazione di più prestazioni con medical device e con la rete dei servizi è necessario un dialogo costante e continuativo di tutte queste figure professionali di tutte queste tecnologie, attraverso un elemento che oggi ancora non è presente, che è il fascicolo sanitario nazionale e, diciamo, la modalità di interoperabilità dei sistemi in modo che tutte le informazioni che sono, diciamo, appannaggio di device, di professionisti, possano girare, in maniera fluida nell'ambito delle reti dei servizi. E questo è un elemento, secondo noi, molto importante e discriminante per il buon esito di questo nuovo modello organizzativo secondo Confindustria Dispositivi Medici. Perfetto, io la ringrazio per la chiarezza del suo contributo. Allora le auguro un buon lavoro, grazie ancora. Grazie a voi per questo invito, grazie, buon lavoro, arrivederci.